Questa è una specie di traccia fantasma, la bonus track. Sono passati un po' di giorni. Arriva che è già Natale. E sfogliamo vecchie foto in pellicole trasparenti mentre ci rimpinguiamo beoti rispettando le tradizioni delle 11 o 13 portate. Non lo ricordo mai. Vedo una giovane ragazza e le sue ambizioni da studente. La Kodak con cumuli di rullini da sviluppare. La lotta inconsapevole e tenera al provincialismo culturale. La dolce fuga dalla provincia contadina. Così vicina eppure così distante da quella generazione di emigrati. I manicomi, i doppi turni al reparto, le infermiere. Vedo Roma. Vedo un giovane uomo, moro, con cui sembra così facile litigare, ma anche così semplice far pace. Con quello sguardo lì, un po' gentile, un po' piacione. E l'aria di chi sembra aver sempre ragione, ed il mondo gira come vuole lui. Ma non è vero nulla. E lei forse l'ha capito. E lei sola lo colpisce sopra tutte le sue debolezze. Vedo un bambino. Potenzialità. Il centro delle attenzioni. Coccolato e rimpilzato da mille regali e ricchi Natali. Feste di compleanno grandiose, torte giganti, festoni, giochi e amici. Ego precoce. Foto con Siria, la sorellina cane. A calcio, a cavallo, sui roller, skate, cross, basket, col violino, associazione cattolica, a teatro, in piscina. Sempre la stessa. Alla moda. A carnevale, invece, come preferivi, l'elefantino, il ninja, il fantasmino, leone, cowboy, punk. Sulle spalle di papà. Sorrisi, risate, affetto, abbracci, balli e stupore, gioia travolgente, esplosioni di splendida quotidianità. Come esterno ed estraneo tra quelle vecchie foto in pellicole trasparenti, vedo una storia da raccontare. Un bambino. Vita.